Sì, l'ho vista la foto e mi ha scioccato perché quel bambino, Omran, se ne stava immobile come una statua. Non piangeva, non parlava, non si muoveva. Non so come ha fatto a restare così dopo tutto quello che era successo. Io non so come avrei reagito al posto suo. So che quando ad Aleppo sentivo il rumore degli aerei, correvo a nascondermi. E quando le bombe cascavano vicino casa, urlavo dalla paura. Volevo solo fuggire, andarmene via. Ma per fortuna la nostra casa non è mai stata bombardata. Noi siamo scappati perché mia mamma è vedova e non ce la facevamo ad andare avanti. Mi è capitato di trovarmi per strada quando cascavano i barili bomba e fa paura. Ho visto gente che veniva fatta a pezzi, ho visto le case che crollavano in un attimo in mezzo al fumo. Gli ultimi mesi ad Aleppo avevo paura di uscire di casa. È una foto sbiadita ormai, che ha scaldato i cuori solo per un giorno. Come capita sempre quando i drammi sono quelli degli altri e non i nostri. Ma non c'è solo Omran. E il suo dramma è quello di migliaia di bambini di Aleppo che in prima pagina non andranno mai e che noi comunque, da ignavi, preferiamo non vedere. Anche questo bambino stava ad Aleppo, come molti di voi. L'avete vista la sua foto? Avete anche voi qualche amico in Siria che si è salvato dai bombardamenti? Sì, io avevo un amico ad Aleppo. Era del mio quartiere. Andavamo a scuola assieme e dovevamo partire assieme per la Turchia. Poi, durante un bombardamento, ci hanno separati. Non l'ho più visto. C'era troppa confusione. Non so se è ancora vivo. Io una volta ho visto una famiglia che stava camminando per strada quando all'improvviso è arrivato un missile. Erano in 4 o 5, non mi ricordo bene, e sono morti tutti, tutti tranne un bambino. Era anche lui coperto di fumo, ma almeno era vivo. Io ho perso un'amica proprio qui alla frontiera. È annegata nel fiume perché eravamo troppi. Nessuno è riuscito a salvarla. E tu stavi con lei? Sì, io sono figlia unica. Non ho sorelle. In Siria avevo solo lei. Non tutti trovano le parole per dirlo, ma tutti si portano la guerra dentro e a tutti questa guerra infinita ha rubato la serenità e i sogni. Anche se qui siamo in salvo, per noi siriani la guerra resta il primo pensiero. Finché non finirà sarà come un'ossessione, e questo vale anche per i bambini, ma parlarne fa bene, anche a loro, non hanno alcun problema, e poi le emozioni, i ricordi, bisogna tirarli fuori, solo così si sta meglio. Ci vorrà del tempo perché Bara e i suoi nuovi amici possano tornare ad essere bambini, ma se non altro qui in Turchia, dall'altra parte della frontiera, ci si può provare. Ho rischiato la vita per portare i miei figli qui in Turchia, ma non avevo altra scelta se volevo provare a dar loro un futuro. Bara, il più grande, era rimasto molto scioccato alla morte del padre 3 anni fa. Combatteva con l'esercito siriano libero ed è stato ucciso da un cecchino. Bara era molto legato a lui. Alla morte del padre siamo andati via ad Aleppo. Ho portato Bara e Ibrahim a Raqqa, ma poi è arrivata l'ISIS ed è cominciato un nuovo inferno. Hanno provato a indottrinare i miei bambini, li hanno costretti a indossare la loro divisa e a stare tutto il giorno nella madrasa. Così, quando sono iniziati i bombardamenti, siamo scappati di nuovo. Vedove e orfani, è il lascito amaro di tutte le guerre, ma in questo caso è più pesante perché quelle siriane sono famiglie numerose.
a farsene carico nella loro nuova vita sono solo le organizzazioni di volontariato, mentre i governi stanno a guardare. Questa è la casa delle vedove che abbiamo aperto 3 anni fa qui a Kilis. In questo stabile ospitiamo 70 famiglie e 15 nello stabile di fronte. In totale ci occupiamo di 400 famiglie e 2500 bambini, a cui offriamo un tetto, cibo a sufficienza, scuole e vari corsi di formazione. Facciamo di tutto perché i bambini non stiano per strada. È la cosa più importante. Il pericolo sta in questi scantinati sporchi e mal illuminati in cui l'infanzia perde ogni residuo di innocenza. È qui che i bambini siriani vengono a lavorare spinti dal bisogno ed è una piaga che si estende giorno dopo giorno. Ho perso mio padre in guerra ed è per questo che io e mio fratello dobbiamo lavorare. Siamo 5 figli e mia madre ormai è da sola. Siamo scappati perché nel mio villaggio sono arrivati quelli dell'ISIS. Mi sveglio alle 7 tutte le mattine e dopo aver mangiato qualcosa vengo qui a lavorare fino alle 7 di sera. È così tutti i giorni. Sono contento perché guadagno 50 lire turche a settimana e così riesco ad aiutare mia madre. 10 ore di lavoro al giorno per 60 euro al mese. È una vergogna, come lo è sempre il lavoro minorile, ma forse in questo caso il problema è più complesso, perché il vero scandalo è la guerra ed è la guerra che costringe i bambini siriani a lavorare. Guarda che sono siriano anch'io e se qui dentro vedi qualche minorenne che lavora è solo perché conosco le loro famiglie e voglio aiutarle. Io non sfrutto nessuno, anzi provo a dare una mano alla mia comunità che soffre. Lo so anch'io che sarebbe meglio che i ragazzini andassero a scuola, ma è un lusso che molte famiglie siriane non si possono permettere. Noi riusciamo a sopravvivere qui in Turchia perché ci diamo una mano fra di noi. E io faccio la mia parte, così. Pensa che qui ci sono operai che restano anche a dormire perché non sanno dove andare. Mi chiamo Abdul Rahman e vivo qui in Turchia da quasi un anno. Io e la mia famiglia veniamo da un villaggio vicino Aleppo. C'erano i barili bomba e il mio papà è morto sotto un bombardamento mentre tornava a casa dal lavoro. Mi ricordo ancora della prima volta in cui gli aerei del governo sono arrivati e hanno bombardato il nostro villaggio. Avevo solo 8 anni e sono morto dalla paura. Da quel giorno mia mamma non mi ha fatto più scendere a giocare nel cortile con gli altri bambini. Per fortuna Barà e i suoi amici non devono lavorare. A Kilis infatti ci sono scuole e corsi di formazione. È un primo passo per restituire il sorriso a questi ragazzi e allontanare i fantasmi della guerra. Resta solo la nostalgia, ma quella è incurabile. Qui in Turchia ci sono cose buone e cose cattive. La cosa buona è che i turchi sono gentili con noi. La cosa cattiva è che siamo lontani dal nostro paese. Ma in Siria adesso non si può stare. È la nostra patria, ma viverci è impossibile. Da grande però non voglio fare la parrucchiera. Vorrei diventare un avvocato per difendere i diritti del mio paese. Sono i figli di Aleppo, i fratelli più grandi del piccolo Omran. Provati dalla guerra ma ancora indomiti e fieri, come le loro madri del resto, perché le bombe possono spaventarle ma non ucciderne la dignità. Non dovete dimenticarci. Penso che voi occidentali dovreste sentirvi un po' più responsabili per tutti questi morti e queste distruzioni. Dio ci aiuterà a vincere, lo so. E la Siria avrà finalmente la libertà. Ma voi, come fate a girarvi dall'altra parte?